Puntata numero 2 su come sopravvivere alla DAD. E ve l'avevo già anticipato, si sopravvive giocando, perlomeno all'inizio. Sì, perché all'inizio vi troverete a dovervi destreggiare tra un universo veramente infinito di app, di programmi, funzioni, estensioni, versioni, aggiornamenti, degno davvero di un giocoliere. E il metodo più efficace da utilizzare, specialmente con i bambini, per memorizzare tante informazioni in fretta è sempre il gioco. Quindi parto dal primo che vi serve subito, immediato, per collegarvi con i vostri ragazzi da casa, se sfortunatamente avesse una parte o tutta la classe a casa. Il primo strumento è Google Meet. Vi lascio tre consigli che non vogliono essere affatto informatici né tecnologici. Non troverete in questo video come funziona Google Meet, ma troverete tre consigli per fare in modo che i vostri studenti imparino in fretta ad utilizzarlo, però divertendosi. Quindi tre consigli didattici. Il consiglio zero è sempre quello di renderla semplice ai ragazzi che, come voi, soffrono quando vengono troppo oberati da un sacco di informazioni da imparare tutte insieme. È inutile distrarli dal focus principale, che è fargli arrivare in video lezione chiedendogli di collegarsi al sito, attivare la mail istituzionale, passare per Google Calendar, che bla 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 bla. Quelli non vi stanno già più ascoltando e non vi stanno seguendo assolutamente. Bisogna fare in modo che il link per arrivare a lezione gli arrivi in maniera diretta e semplice. Mandateglielo la prima volta via WhatsApp, via mail, tramite i genitori, mandateglielo su un bigliettino con un colombo, fate quello che volete, però deve essere veramente semplice. Ricordatevi che il cervello processa i dati in 7 informazioni alla volta, quindi considerando che i vostri studenti vi staranno ascoltando con il cervello per metà acceso, puntiamo su 3 informazioni. Devi cliccare qui. Fatto. E il gioco è semplicissimo. Passiamo al primo vero consiglio didattico. Eccoci qui, siamo in classe con i nostri studenti e no, gli studenti non ci sono, noi non siamo in classe e persino il gesto semplicissimo di aprire il registro e fare l'appello è una manovra che vi potrebbe costare anni e anni e soprattutto potrebbe far addormentare i vostri studenti mentre vi aspettano. Quindi è vero che esistono delle app come Meet Attendance, ve la metto nella descrizione come primo link di questo video, che lo faranno per voi, ma perché non sfruttare questo momento per insegnare qualcosa ai ragazzi, soprattutto nelle primissime lezioni con la classe? Vogliamo fargli conoscere e fargli prendere dimestichezza e velocità e precisione, soprattutto con l'utilizzo dei 2 tasti semplicissimi da computer o da cellulare di accensione o spegnimento di videocamera e di microfono. Quindi, dicevo, l'appello, video appello, quando ti chiamo devi accendere la videocamera, accendere il microfono, dire presente e poi rispegnere entrambe, senza dimenticarti soprattutto di spegnere il microfono. Questo gli farà prendere confidenza e gli farà un po' memorizzare il fatto che se ti vogliono parlare non possono semplicemente parlare al computer senza accendere il microfono, succede molto spesso, e che è anche molto più piacevole parlare con il viso di una persona e non con il pallino di Google, e quindi magari accendere anche la videocamera. A riguardo, forse non tutti sanno che esistono 2 scorciatoi da tastiera e vi assicuro che il tempo guadagnato rispetto al mouse è veramente notevole, provare per credere. Ah, e riguardo al videoappello, altre 2 idee, perché non lo fate fare a loro? Perché invece di chiamarli non fate in modo che loro domani mattina debbano accendere le videocamere in ordine alfabetico? Lo sanno fare da soli, sanno che posizione sono dell'appello quando lo fate la mattina. E se una mattina vi svegliate male e decidete di farglielo fare al contrario, partendo dalla fine, beh, ricordatevi che il pianeta DAD ha una regola fondamentale, che è quella di tenere ben svegli e ben attivi i ragazzi dietro le webcam. Secondo consiglio didattico, accoglieteli, metteteli a loro agio, perché non è forse vero che il primo anno i primi studenti vengono accolti molto spesso con un tour, gli si fa vedere gli spazi della scuola, dove è la loro aula, dove è il corridoio, l'entrata principale, l'emergenza, le macchinette. Ecco, perché non dovremmo farlo anche in DAD? Se avete la fortuna di avere uno spazio fisso da cui fate loro lezione, ma mostrateglielo, fateglielo vedere, fategli prendere confidenza. Loro si collegheranno tutto l'anno con voi e si abitueranno al fatto che quella che vedono dietro alle vostre spalle è la loro classe di scienze, di italiano, di inglese. E
Quando avete finito, potete anche fargli fare un giro della vostra casa se proprio siete in confidenza. Chiedete anche a loro di fare lo stesso, ricaverete delle informazioni molto importanti sulle condizioni in cui studiano e soprattutto gli insegnerete, visto che molti si collegheranno dal cellulare piuttosto che dal computer, cosa che sconsiglio vivamente, ma ne parleremo in un altro momento, molti di loro impareranno così ad usare il menu di Google Meet in cui è contenuta la funzione di cambia la telecamera per cambiare l'inquadratura. Questa cosa in realtà è possibile farla anche se sono collegato da computer. Ho visto studenti girare col computer per mostrarmi casa loro, scomodissimo. In realtà ho poi scoperto in un tutorial che vi linko qui sotto come si può velocissimamente con una semplice app far diventare il nostro cellulare la videocamera esterna del nostro computer. Andate a curiosare. Terzo. Obiettivo di un insegnante: ottenere risposte dalla classe. E sì, lo so che le risposte non si ottenevano nemmeno quando eravamo lì di fronte a loro, ma quantomeno facendogli una domanda, lì si vedeva quantomeno abbassare gli occhi per cercare la risposta o nascondersi dietro al compagno della fila davanti. Ecco, invece in questo caso, sappiatelo, se non avete ancora avuto il piacere di fare lezione in videoconferenza, vi sembrerà costantemente di essere all'interno di una seduta spiritica. Paolino, Paolino, tocca a te rispondermi. Paolino, Paolino, mi senti? Dacci un colpo. No, cioè, non si può passare un anno intero così. Facciamo delle videodomande, dobbiamo ottenere delle video risposte. O quantomeno, via, se non proprio delle risposte, almeno delle emoji. Certe volte l'espressione di una faccia vale più di 1.000 parole, specialmente in classe. E non è davvero facile interpretare le facce degli studenti, specialmente quando invece che la webcam accesa hanno quel simpatico pallino di Google con le loro iniziali. Ecco, allora dategli delle emoji velocissime da utilizzare e che oltretutto sono visibili anche se state presentando la vostra lezione con un programma e quindi non li vedete realmente nello schermo, ma vi compariranno le emoji a loro scelta per dirvi che non stanno capendo niente, per rispondere sì alla domanda che gli avete fatto o magari per alzare la mano. Per parlare. Ecco, questa purtroppo è un'applicazione che funziona solamente da computer e non funziona da cellulare, non funziona da tablet. La trovate linkata qui nelle descrizioni e in più dovete averla installata sia voi che i ragazzi per vedervi vicendevolmente. E se voi fate parte di quella nicchia di docenti come me, totalmente incapace di fare una lezione frontale senza il continuo confronto, apporto e intervento della massa degli studenti che state cercando di istruire, ecco, come farlo in DAD? Scoprirete molto in fretta che gli adolescenti e i bambini non amano mostrarsi in cam, non amano sentire la loro voce che esce dal computer e meno che meno vi interromperanno per farvi delle domande, mostrandosi in diretta sullo schermo a tutta la classe, però scoprirete altrettanto velocemente che, come nella vita di tutti i giorni, invece amano tantissimo dire cose usando il loro fantastico smartphone. E quindi perché non farlo? Esistono tantissime applicazioni, tantissimi siti che vi permettono di fare un direct polling online, ossia di fare delle domande preparate in precedenza oppure anche digitate all'istante alcuni al platea che vi sta ascoltando, che siano i vostri colleghi docenti o che siano gli studenti, che siano in presenza o che siano a casa, non ha importanza, e vi restituiscono le risposte o tramite dei semplici numeri oppure rielaborate in grafici oppure alcuni anche come delle nuvole di parole, delle word clouds. Ce ne sono tantissime, io non sto a consigliarvene uno in particolare, hanno delle diverse funzioni, magari provateli un po' tutti, ma il consiglio che mi sento di darvi è sempre il consiglio zero. Ve lo ricordate il consiglio zero? Il consiglio zero era di rendergliela semplice, quindi indagate prima da loro se conoscono già qualcuno di questi programmi, se li hanno usati, sentite in collegio docenti, dall'animatore digitale della vostra scuola, dal tecnico informatico, quale vi consiglia e quale usano anche tutti gli altri docenti. Risparmiate tempo, già dovete insegnargli miliardi di cose, ma almeno collaborate in modo che questi miliardi di cose siano magari 1 milione e siano divisi per tutti i docenti. Andrete molto più veloci in generale nella didattica a distanza. Un esempio per tutti, Kahoot è molto utilizzato alle elementari, quindi se lavorate nelle scuole di ordine superiore, magari potete utilizzare questa loro conoscenza del programma per fare un direct poll molto veloce. Ecco, insomma, i modi per far imparare
queste nuove funzioni, nuove modalità di didattica ai ragazzi sono veramente infinite, loro diventano piano piano scolasticamente digitali. Però non insegnateglielo, non fategli lezione, non fategli dei test, giocateci, mascherate la lezione con un gioco, con una gara, con un contest e vi stupirete veramente della velocità con cui saranno in grado di memorizzare tutto senza aver mai chiesto loro di studiarlo. E tutti i programmi, tutte le app e i tutorial che ho citato in questo video li trovate nella descrizione qui sotto. Aspetto le vostre domande nei commenti.